La Grecia che si riflette sui volti della popolazione, della sua gente, è una Grecia piegata in due, e questo è a tutti noto. Da un lato, consapevole questo paese che il suo vero destino prossimo si gioca sì nelle sedi governative e finanziarie del nord Europa, dall'altro piegata su se stessa, perché a conti fatti si è consapevoli ormai che il disastro di oggi è conseguenza dello sperpero folle di risorse, di investimenti, di politiche dei decenni passati. Pochi misteri, infatti, seppure il dramma, la catastrofe, come dicono ad Atene, ovvero lo sconvolgimento, in peggio, tocca alla gente comune e via via allarga la sua onda. Ad interpretarla, o meglio, a spiegarla con pacata onestà, una voce che potrebbe però essere una delle tante, troppe presenti in ogni dove della capitale greca, e l'archimandrita Ignatios Sotiriadis, in un ottimo italiano, seppure il verbo che lui usa al passato prossimo, in realtà fa riferimento a quanto avviene ogni giorno. In questo periodo così difficile, il popolo ha avuto l'aiuto e la cura della Chiesa, che come madre ha fatto tutto il possibile per nutrire questo popolo, perché come durante il tempo della guerra è venuto a mancare anche il cibo, la possibilità del cibo, perché senza lavoro tutto è stato molto, molto difficile andare avanti. C'è stato pessimismo, c'è stata disperazione e purtroppo ci sono stati anche più di 3.000 suicidi. Allora c'è stata veramente la disperazione. La Chiesa ha aiutato in tutto questo, solo all'arcidiocesi di Atene quotidianamente ha offerto più di 50.000 porzioni a tutti, indipendentemente dalla religione, dalla nazione. E prima eravamo molto orgogliosi, molto fieri, molto, piuttosto che fieri e orgogliosi, direi arroganti con tutto quello che avevamo ottenuto: soldi, macchine, vacanze, posti di lavoro dove si lavorava poco e si guadagnava troppo. E abbiamo perso la misura tradizionale. Non dobbiamo avere ville invece che di case, tre macchine invece che una, per poter vivere dignitosamente. Per capire come e quanto cambierà la società greca non bisogna essere economisti. Eppure, così come numerose volte è accaduto nella millenaria storia di questo popolo, il cambiamento si muove, la gente reagisce. Questo centro sociale di un quartiere popolare, ti dicono che sino a pochi anni fa era pressoché deserto. Ora invece la gente qui si rincontra per cantare le antiche canzoni dei padri, per non dimenticare le danze popolari. A poca distanza poi, in una piccola palazzina, un ex convento di suore che andava in rovina, capita di fare incontri fuori dall'ordinario. È il caso di una coppia di italiani arrivati in Grecia con uno scopo preciso. La nostra presenza qui ad Atene è dovuta alla chiamata della chiesa locale, perché l'annunziatura apostolica aveva richiesto la presenza della comunità Papa Giovanni qui in Grecia. Quindi abbiamo risposto a questa chiamata, ecco, e per questo siamo qui. Siamo in Europa, ma siamo anche in un paese povero, e come missione noi ci piaceva un po' arrivare in un posto dove era possibile anche un po' sporcarsi le mani, insomma, ecco. Però quello che è anche molto bello è forse un aspetto un po' profetico del fatto che qui la casa famiglia non esiste. È un aspetto che per la società del posto è una parola sconosciuta, non sanno come tradurla in greco. E quindi, ecco, quando dobbiamo spiegare che siamo qui per accogliere persone nel bisogno, che possono essere bambini, ma non solo, possono essere anche ragazze madri o, non so, profughi, ecco, persone che non hanno una famiglia, che non hanno un punto di ritrovo, il calore di una famiglia, ecco, spiegarlo alle persone del posto non è facile. Se da noi è arrivata la crisi,
Ecco, credo che ecco, la nostra percezione è che qui veramente sia una crisi molto più profonda, sociale, economica, proprio però anche individuale. Ovunque ti muovi qui a Atene, insomma, la miseria la vedi, la tocchi anche proprio con le mani. Io, stando qui con i greci, vedo che loro cercano di guardare avanti con positività, nonostante le fatiche, e stanno diventando, dai, cercano anche di essere solidali tra di loro, che è una cosa forse non proprio tipica della mentalità qui, però sta nascendo una forma di solidarietà che è molto bella.